Allora, buonasera a tutti, benvenuti a quest'altro appuntamento della nostra carrellata su arricchimenti incrociati tra Europa e Islam e sul tema del vetro. Dopo aver affrontato diversi aspetti, sia tecnologici come noi fisici usiamo il vetro, sia diciamo di storia del vetro e di scambi culturali, oggi è il primo incontro, diciamo, molto tecnico di come il vetro lo usiamo anche oggi e per questo abbiamo con noi Guglielmo Macrelli, che è il responsabile della ricerca e sviluppo di Isoclima, che è una società che produce vetri, fa del vetro uno dei suoi business e quindi è molto sul pezzo, diciamo, dal punto di vista tecnico. E lascerei la parola a lui, che ci fa questa bella introduzione sulle proprietà del vetro, che poi vediamo presenti e future, diciamo, sì, più e meno moderne, diciamo, sì, che ci presenterà. Grazie. Buonasera. Eh sì, sì, penso che sia per quello. Allora, sì, perfetto, benissimo, in tasca, molto bene. Allora, quindi mi devo scusare per alcune cose. Prima perché le slide sono in inglese, secondo perché per mia deviazione ci sarà qualche formula, non spaventerà nessuno di qualcosa di matematico, ma questo è colpa mia, io vengo da un'area fisico-matematica, quindi non riesco a trattenermi, ecco. Per quanto Alessandro mi abbia catechizzato sulla dovere di non mettere formule, non ho resistito all'impulso, quindi chiedo perdono in anticipo, cercherò di farmi perdonare tenendola più leggera possibile. Quindi vediamo di cosa parleremo. Due parole su chi sono, perché non ci conosciamo. La seconda cosa, una definizione di vetro. La domanda principale è: il vetro è un materiale o uno stato della materia? Cercheremo di dare una risposta a questo e poi entreremo nel merito delle proprietà meccaniche. Questa chiacchierata la facciamo viaggiando su due caratteristiche del vetro: la trasparenza, il vetro si usa perché è trasparente, e la fragilità, un altro attributo che ha il vetro. Quindi noi navigheremo, no, fra queste due cose. Quindi nel caso delle proprietà meccaniche ci occuperemo della fragilità del vetro, quindi analizzeremo questo aspetto. Per le proprietà ottiche vedremo qualcosa relativo alla trasparenza, ma in un modo un po' particolare, e adesso vi faccio vedere cosa intendo dire. Quindi, per quanto riguarda le caratteristiche meccaniche, volendo dare un taglio in linea con queste conferenze, vorrei navigare fra miti antichi, leggende antiche e la scienza moderna del vetro. Poi vediamo cosa voglio dire. Metodi per aumentare la resistenza meccanica del vetro, in particolare parleremo di scambio ionico, e applicazioni di vetro ultrasottile. Vetro ultrasottile, parliamo di vetri con spessori inferiori a 500 micron, quindi a 0,5 mm, e vedremo un qualche caso. E dopodiché cambiamo discorso. Le proprietà ottiche le decliniamo in relazione alla radiazione solare. E quindi vedremo l'interazione della radiazione solare con il vetro, con i vetri, e in particolare vorrei vedere due aspetti. Uno è effetti elettrocromici, cioè la possibilità di cambiare la trasparenza del vetro attraverso l'applicazione di rivestimenti della superficie, però secondo la volontà nostra o di un'intelligenza che dice adesso cambi le tue caratteristiche, adesso non le cambi. L'altro aspetto è fotovoltaici trasparenti, cioè la possibilità di creare o generare energia elettrica attraverso oggetti trasparenti, in particolare il vetro. Questo è un po' lo schema di quello che vedremo oggi. Partiamo dal modulo 1, chi sono?
Il mio nome è Guglielmo Macrelli, il mio background Università di Bologna, non tutti siamo perfetti, voglio dire, però mio figlio ha fatto l'Università a Padova, quindi mi sono corretto nel tempo, no? Sì, nell'82, quindi sono piuttosto âgé. Il mio background è, come dicevo prima, fisica fenomenologica, modelli matematici, termodinamica, cinetica e fenomeni di diffusione e di trasporto. Io sono un non accademico, anche qui non tutti siamo perfetti, mi definisco uno scienziato di strada, quindi con tutto quello che vuol dire nel bene e nel male. Ho lavorato nell'industria, soprattutto nelle parti di ricerca e sviluppo, ma non ho mai dimenticato gli aspetti scientifici, infatti io faccio un'attività scientifica quasi regolare su queste riviste, Archive, c'è una ragione particolare per cui io amo scrivere su Archive, ma vabbè, riguarda un matematico russo che si chiama Perelman, ma questa è un'altra storia, non ne parleremo oggi. Comunque il Journal of Crystalline Solids, Journal of American Ceramic Society, International Journal of Applied Glass Science, Optical Materials, Frontiers in Materials, sono riviste che più o meno fanno riferimento alla tematica vetro, e qualche volta faccio qualche conferenza internazionale come speaker. Attualmente lavoro presso l'Isoclima, che è una società di Este, in provincia di Padova. La mia posizione è di direttore scientifico e direttore tecnico. Come mi posiziono? Questo qui è un diagramma che mi ha dato il mio amico John Mauro e rappresenta un po' quello che è la posizione della scienza del vetro fra la fisica fondamentale e le cose empiriche. E ho detto dove sto io su questo panorama? E qui più o meno io sono lì in mezzo, quindi modelli continui e modelli analitici. Modulo 2, allora, il vetro, cominciamo subito col discorso, cos'è il vetro? Cerchiamo di dare una definizione, no? Cercando di dare una definizione, a me piace molto questa definizione, che come vedete non è mia, ma è presa da un lavoro di Edgar Danot e di John Mauro, danno due definizioni, la prima è una definizione, diciamo, semplice, la seconda un po' più complicata, ma più o meno dicono le stesse cose. Il vetro è un materiale, è uno stato della materia, non un materiale, uno stato della materia di non equilibrio, non cristallino, che sembra, cioè, appare solido su una scala temporale di breve durata, ma che continuamente rilassa verso uno stato liquido. Questa è la definizione semplice. Quella più complicata dice ancora che un materiale non è in equilibrio, uno stato condensato della materia che mostra una transizione vetrosa. Qui mettono un concetto che, insomma, non tutti digeriscono. La struttura del vetro è simile a quella del liquido sottoraffreddato da cui nasce. Quello è un diagramma, diciamo, entalpia-temperatura. Entalpia è una grandezza termodinamica, ma potrebbe essere qualsiasi altra grandezza termodinamica di interesse, dove io passo da uno stato liquido e passo, se io do abbastanza tempo nel raffreddamento, questo è un diagramma di raffreddamento, allora cosa succede? Che a un certo momento, se io vado abbastanza lento, io cristallizzo, quindi la prima linea tratteggiata che vedete qua è la temperatura a cui io cristallizzo. Però se io vado abbastanza veloce, passo a uno stato di liquido sottoraffreddato, sopraraffreddato, qui ci sono diverse scuole, ma lasciamo perdere, fin tanto che io vado così lento che la viscosità diventa così elevata della mia massa, che i fenomeni di cristallizzazione non possono più avvenire, non riescono più a trovare le posizioni di equilibrio, ed è come se io congelassi tutto in una struttura del liquido, però solida. Quindi è uno stato di non equilibrio. E dice che il destino ultimo a tempo infinito è di cristallizzare. Quindi tutti i vetri prima o poi cristallizzeranno. Il problema è quando. Qui vabbè, ci sono alcune cose un po' più interessanti, perché uno poi dice: ma che differenza c'è allora fra un cristallo, un amorfo, un vetro? Allora, i vetri sono termodinamicamente instabili. Non tutti sono d'accordo su queste cose. Vi dico che dopo che è uscito quell'articolo di Mauro Danot è successo un putiferio. Alcuni hanno detto che non è vero, che il vetro è metastabile, che non è instabile. Allora qui bisogna andare a vedere cosa vuol dire dal punto di vista termodinamico, stabile e non stabile. Io appartengo a questa scuola, quindi faccio una dichiarazione di appartenenza. Comunque, il vetro è termodinamicamente non stabile e rilassa spontaneamente verso lo stato di liquido sottoraffreddato, a qualsiasi temperatura diversa dallo zero.
In opposto, lo stato di liquido sottoraffreddato è uno stato metastabile. Cosa vuol dire? Che basta una piccola variazione di un parametro e lui cristallizza immediatamente. Il vetro non fa così. Io se cambio qualcosa non è che cristallizza, rimane lì e va lento, lento, lento fino a che tende ad assumere lo stato del liquido e poi alla fine cristallizza. Lì c'è un diagramma abbastanza così, se vogliamo, suggestivo, che fa vedere le differenze fra cristallo solido e vetro. Ok, quindi, volendo rispondere alla domanda, io qui ho fatto un po' uno schema, no? A sinistra trovate un albero dei vetri, di quello che oggi possiamo, cioè, come possiamo oggi generare un vetro? Cioè, vedete che è difficile dire che è un materiale specifico, perché possiamo avere vetri metallici, metalli organici, non metallici, e addirittura fra i non metallici possiamo avere vetri organici, vetri inorganici, addirittura fra gli inorganici c'è tutta quella famiglia lì. Inoltre, se andiamo a declinare questo albero su una tavola periodica degli elementi, vedete che la popolazione di cose che si possono fare, che si possono rendere allo stato vetroso, non è piccola, per cui dire che un vetro è un materiale è piuttosto riduttivo, direi piuttosto che sarebbe più corretto definirlo uno stato della materia, visto che si può generare con diversi tipi di elementi. Fra l'altro, questo qui è un articolo abbastanza recente che è apparso nel 2022 di Doris Monk, è interessante proprio perché va a discutere questo discorso. Allora, veniamo alle proprietà meccaniche. A me no, questo è un lavoro che abbiamo presentato anche per descrivere chi sono i miei partner scientifici, sono Arun Varshneya e John Mauro, abbiamo una collaborazione che va avanti da un po' di tempo e questo è un lavoro che abbiamo presentato l'anno scorso all'ICG, che è la Conferenza Internazionale sul Vetro, che si svolge ogni 3 anni, se non mi sbaglio, a Berlino. E qui abbiamo analizzato alcuni problemi legati proprio agli aspetti meccanici del vetro. Però io voglio partire un po' da lontano. No? La prima descrizione nota nella storia di vetro flessibile o vetro infrangibile o malleabile si può far risalire all'Impero Romano. Quindi ci sono nella letteratura sia Plinio che Petronio riferiscono, in realtà è anche Sant'Isidoro di Siviglia che riporta queste scritture, riferiscono di un artigiano che si presentò all'imperatore Tiberio con una coppa di vetro e gli disse che questa coppa era infrangibile. E allora l'imperatore, un po' anche arrabbiato, prese questa coppa, la scagliò per terra, la coppa non si ruppe ma si ammaccò. Non è la stessa storia da tutti e due che dicono, ma alcuni dicono si ammaccò. A me piace il secondo ammaccò, perché poi l'artigiano prese un piccolo martello e riparò l'ammaccatura. Al di là del vetro infrangibile, per me è molto più rilevante la seconda cosa, cioè la possibilità di trattare il vetro come un materiale duttile, cioè uno va lì col martelletto e la rimette a posto. No? È interessante la reazione dell'imperatore. L'imperatore cosa ha fatto? Ha preso il signore, l'ha fatto ammazzare e gli ha distrutto teniamo a mente sta roba, no? Perché poi esce fuori questa avversione, no, verso chi presenta questi argomenti. Ed è anche un warning, no? State attenti a trattare questa roba perché poi, no, i potenti potrebbero arrabbiarsi. Potrebbero. Andiamo avanti. Questo è interessante anche, sempre sul vetro infrangibile, no? Questo è un miracolo contro il pensiero eretico, perché Padova è importante su questa cosa, perché questa qui è riportata nella Cappella delle Reliquie della Basilica Antoniana in Padova, è un affresco questo di Girolamo Tessari, e riferisce di questo Aleardino, che era un cavaliere eretico, cioè uno che era proprio allineato, e sentendo parlare dei miracoli del santo, insomma, non ci credeva tanto, no? E disse, guarda, adesso io prendo questo bicchiere, lo scaglio a terra, se non si rompe mi convertirò. E non si è rotto e lui si è convertito. Quindi ancora una volta queste suggestioni. Ecco, poi dopo la cosa interessante è anche questa, il mito di vetro infrangibile e malleabile attraverso un viaggio alchemico. No? Anche qua c'è una storia interessante, per esempio il Sofi di Persia, cioè lo Scià di Persia, che è Shah Abbas, il signore là,
ha mandato dei regali nel 1611 al re di Spagna Filippo III. Qui c'è una storia interessante su cui sto investigando, perché fece questa cosa attraverso un armeno che passò da Venezia, e non si capisce bene questi bicchieri come sono arrivati poi ho trovato dei riferimenti, ma adesso a tempo perso, quando andrò in pensione mi ci metterò a scavare. E lui portò questo set di bicchieri malleabili al re, e non si sa bene come erano usciti fuori. Poi no, un'altra storia, uno scultore francese, non si sa bene chi, ha portato anche lui un oggetto malleabile al cardinale Richelieu, e la sua ricompensa fu imprigionato a vita. Quindi ancora una volta torna, no, come dicevo prima, il fatto che attenzione a trattare di questi argomenti, perché si finisce male. Poi dopo ci sono delle ricette alchemiche molto interessanti, se vogliamo, che risalgono a quel signore che era uno che stava alla corte francese, tradotte anche in inglese. Io non vi consiglio di seguirle, io le ho le ricette, non vi consiglio, perché si tratta di respirare vapori di mercurio, quindi io non lo farei, però sono uno. I pazzi al mondo ce ne sono, no? Ah, quei simboli che vedete sono il simbolo alchemico del vetro. In realtà non è proprio così, quello è dell'arsenico. Quello là è un po' modificato, è la società tedesca del vetro, la DGG l'ha preso come suo simbolo, messo lì. Non so perché, non voglio investigare. Allora, vediamo le proprietà meccaniche dei materiali, quindi abbandoniamo un attimo i miti e le leggende e andiamo un po' nella scienza. Allora, per capire quello che voglio dire, bisogna avere in mente questi tre diagrammi, cioè io prendo un materiale, gli applico una sollecitazione e vado a vedere la sua deformazione. Se io posso fare questa cosa caricando e scaricando, passando per la stessa curva, io ho un comportamento elastico. Se la curva è lineare, il comportamento è elastico lineare. Se non è lineare, è ancora elastico, ma non è lineare. Allora, il concetto di elasticità è legato al concetto di reversibilità. Io posso applicare la mia sollecitazione, scaricare, e però seguo lo stesso tragitto. L'altro caso, quello là, è il caso non elastico. Nel caso non elastico io ho una curva di isteresi dove ho praticamente che i due percorsi non sono gli stessi. Cosa mi dice quella curva? Mi dice che sono avvenuti dei fenomeni dissipativi, no, all'interno del mio materiale. Cioè, ho dei comportamenti che non sono reversibili, quindi ho dei fenomeni dissipativi. Questo è importante tenerlo a mente. Adesso facciamo un esperimento mentale, no? Il Gedanken experiment, che piacciono ai fisici. Prendiamo una lastra, la carichiamo in quella maniera, applichiamo una forza e registriamo uno spostamento. E cosa vediamo? Vediamo che se noi non rompiamo il vetro, arriviamo fino a un certo punto e poi torniamo indietro, percorriamo la stessa curva. Quindi se il vetro non si rompe, il suo comportamento macroscopicamente è del tutto elastico. Poi cosa facciamo? Ci siamo stancati di andare avanti e indietro, abbiamo capito che lui è reversibile, andiamo fino alla rottura, all'evento di rottura. A quel punto il vetro si rompe, no? E però non c'è nessun segnale evidente che ci avverta del fatto che il vetro si sta rompendo. A un certo punto noi sentiremo un rumore dovuto al fatto che si libera dell'energia, delle onde acustiche, e in corrispondenza il vetro si romperà. Ma non abbiamo nessun elemento prima che ci dica che questo avviene. Quindi abbiamo capito che questo comportamento macroscopico viene identificato come fragilità. Altra cosa, se noi proviamo anche a mettere dei numeri su quegli assi, e andiamo a valutare qual è, i tecnologi lo chiamano stress a rottura, cioè il valore di sollecitazione che mi porta a rottura del vetro, troveremo per un esperimento macroscopico valori intorno ai 50 e 100 megapascal. Quindi l'unità di misura è il megapascal, che è un newton sul millimetro quadrato, e il valore, tenetelo a mente, è tra 50 e 100. Poi cosa facciamo? Facciamo un altro esperimento. Vedete la curva blu, quella rossa era quella di prima. Prendiamo il nostro vetro, lo lasciamo appoggiato con un carico sopra. Quindi lo portiamo a un certo valore di stress e lo lasciamo lì nel tempo, lui non si rompe. A un certo momento, per un certo valore specifico di quello stress, si romperà da solo, senza che abbiamo fatto apparentemente niente, no? E questo qui lo chiamano rottura spontanea del vetro, no? Alcuni miei collaboratori, di fronte a questi eventi, sono un po' sconcertati, e io gli ho detto che se non vogliono ipotizzare che il vetro abbia una volontà suicida
perché io a un certo momento, per qualche ragione, una coscienza propria, per cui insomma, stanco del mondo, decide di suicidarsi, devono investigare sul perché avviene questa roba. Cercheremo di capire perché. Quindi i due eventi sono questi. La struttura del vetro, non vi voglio tediare oltre, è fatta di silicio e ossigeno, quindi stiamo parlando adesso di un materiale particolare vetroso, che è un silicato. Ok, questo qui è il vetro più comune che potete trovare, quello delle finestre, quello che sta sulle automobili, è un vetro sodocalcico dove abbiamo dei silicio ossigeno, dei modificatori di reticolo cosiddetti, che sono degli alcali tipicamente, quindi il sodio, e abbiamo degli stabilizzatori chimici che sono che è ossido di calcio. La ragione per cui si mette questa roba è per poterlo lavorare, perché se io lavorassi solo con vetro di silice dovrei usare temperature elevatissime e quindi io devo metterci un modificatore di reticolo, in questo caso l'ossido di sodio, per poterlo lavorare a temperature accettabili, e allo stesso tempo però non posso fare un vetro solo con questi due elementi, con questi due componenti, perché non sarebbe stabile chimicamente, quindi per stabilizzarlo ci metto l'alcalino terroso, cioè l'ossido di calcio. Sì. Ah, questo è un rendering così, sì, non è tridimensionale. Allora, quindi abbiamo detto, materiale non cristallino, quindi andiamo a specificare quello di cui stiamo parlando, ossido di silice come formatore di reticolo, e abbiamo dei modificatori di reticolo, che possono essere per esempio gli alcali, e degli stabilizzatori che sono gli alcalino terrosi. Abbiamo parlato di resistenza meccanica. Allora, abbiamo ricordato i 100 megapascal, no? Adesso facciamo questo esercizio, proviamo a vedere quanto sarebbe la resistenza meccanica teorica se consideriamo l'energia di legame fra silicio e ossigeno. Cioè, se io voglio rompere il vetro, devo rompere il legame silicio ossigeno. Allora, ci sono diversi modi per fare questo giochetto, comunque diciamo che i valori di resistenza teorica vanno a collocare, questo è un criterio molto vecchio di Orovan, comunque ci sono diversi criteri, in pratica tra i 10 e i 35 gigapascal, cioè quello che noi stiamo vedendo adesso, stiamo osservando, è che vi è una riduzione di valori di diversi ordini di grandezza, quindi ci deve essere una ragione che non è legata all'energia di legame per cui il vetro si rompe a valori così bassi, e lo andiamo a vedere qual è. Qui ci viene in aiuto la meccanica della frattura. Perché? Perché ci dice che se ci sono dei difetti, che possono andare da difetti strutturali, cricche microscopiche o addirittura cricche macroscopiche sia sulla superficie che sul bordo, allora io posso avere, quelle là sono le tipici difetti superficiali che posso avere, io posso avere una significativa riduzione di resistenza meccanica. Andiamo avanti. Questo è una, diciamo, fino a oggi le cricche si possono anche in qualche modo osservare. Questo è un lavoro del 2006 di Lothar Vondracek con altri signori, dove hanno fatto vedere che con un microscopio a forza atomica si può in qualche modo mettere in evidenza la presenza di una cricca superficiale che io pittorialmente rappresento in quella maniera lì, no? Quindi io ho un difetto molto sottile. C'è stata una discussione in letteratura, non voglio entrarci perché sarebbe troppo lungo discuterlo, sul fatto che l'apice della cricca, se è sharp o se è blunt, cioè se è acuto o se è invece arrotondato. Ultimamente si conviene che sia sharp, non blunt, però vabbè, non voglio entrare su questo discorso perché porterebbe troppo lontano. Comunque diciamo che ecco qui, vedete in questo diagramma, soprattutto quello a destra, come la profondità, cioè il parametro del difetto superficiale che mi riduce la resistenza è la sua profondità. E qui mi dà i valori che io posso avere su vetro pristino, cioè scusate, appena prodotto e mantenuto, dopo vediamo perché, in un ambiente senza vapore acqueo, oppure vetro che ha subito diverse traversie nella sua vita. Allora, quindi diciamo, abbiamo identificato sulla presenza di cricche superficiali la ragione per cui abbiamo una significativa riduzione di resistenza meccanica. E sono quindi responsabili queste cricche microscopiche di questo meccanismo. In che maniera? All'apice della cricca
si concentrano le tensioni e quindi fanno da amplificatore dello stato tensionale e mi portano il valore dello stress a rottura all'apice a quei valori teorici che abbiamo visto prima. In pratica il meccanismo, ecco, ma qui ci sono altre discussioni su questa cosa, sulla formazione dovuta al fatto che queste cricche sono inerenti, cioè diciamo non ci si può fare niente, il vetro che noi non ci può fare niente, diciamo, nella pratica tecnologica quotidiana non ci si può fare niente, cioè come vi esce fuori il vetro dal forno di fusione immediatamente si formano le cricche. Era stato visto che nel 1068, se non sbaglio, con una pulizia con acido fluoridrico potevano essere eliminate. Peccato che quello che ha fatto questo test, poi dopo si è andato a mangiare, a fare pranzo o qualcosa, pomeriggio è tornato e ha affrontato roba, non è successo niente. Quindi diciamo che bisogna farci conviverci. Quindi la resistenza del vetro, la fine di questo discorso, è un concetto probabilistico, dipende dalla popolazione, dalla statistica di popolazione della cricca sulla superficie. Questo è lo schema di interazione, noi abbiamo uno stress sulla superficie che viene amplificato all'apice, la meccanica della frattura, questa è una formula, però è semplice, ci dice come valutare questo stress, quello applicato, in funzione della geometria, di un parametro di geometria che è quell'y, che è adimensionale, e la profondità della cricca, attraverso un parametro che è il K1, che è un parametro tipico della meccanica della frattura, che ci dice, ci caratterizza essenzialmente lo stato tensionale del vetro. Cosa succede quindi? La condizione di rottura a questo punto viene definita, quindi l'evento di rottura è dovuto alla interazione critica fra il campo di stress tensionale e la distribuzione delle cricche alla superficie, quando questo campo è tale che quel K1 arriva a un valore critico, quel K1C, che vuol dire, C vuol dire critico, allora il vetro si rompe. La cosa interessante, questa è una rappresentazione diagrammatica di quello che vi ho appena detto, la cosa interessante cos'è? È che, qui è quello che vi ho detto prima, la condizione di rottura, niente di più di quello che ho detto prima, vado un po' veloce, scusatemi, ma perché sennò non riusciamo. Ecco, questa invece è una cosa interessante, cioè quel K critico dipende unicamente dalla composizione chimica del nostro vetro, qui, ed è varia, ma non varia neanche in una maniera drammatica, fra silice, vetro sodocalcico, borosilicato, alluminio silicato, cambia, ma non in maniera così drammatica, e dipende solo dalla composizione chimica. Adesso però dobbiamo rispondere al secondo quesito, l'esperimento mentale, vi ricordate, no? Vetro, carico costante, dopo un certo tempo si rompe. Allora, perché questo succede? Questo è stato scoperto essenzialmente dovuto all'interazione di due fenomeni. Uno, presenza di vapore acqueo sulla superficie, l'altro fenomeno era condizione di trazione permanente sulla superficie esposta. Questo fenomeno si chiama fatica statica e ha una spiegazione che è stata data in un famoso lavoro dell'83 da Mikask e Freiman, fa vedere che l'interazione della molecola d'acqua con il legame silicio-ossigeno, la molecola d'acqua, questo qui è un legame stressato, come vi ho detto prima, cioè non è una cosa che avviene, cioè la condizione per cui questo avvenga è che ci sia uno stress, e a un certo momento si rompe l'affare e quindi questa cricca superficiale nel tempo aumenta, fino a che a un certo punto arriva a un limite tale per cui il vetro si rompe spontaneamente, ma in realtà non si rompe spontaneamente, si rompe perché c'è questo meccanismo dietro. Qui c'è una storia, ma ve la racconterò magari in un'altra occasione, sugli indiani d'America che quando si facevano la punta alle frecce la mettevano sopra un pentolone d'acqua, ma non so se è una leggenda o una verità, comunque io ve la vendo per come l'hanno venduta a me, non ci credo tanto. Questo è un diagramma interessante, sempre sullo stesso tema, di Wiederhorn, un lavoro del 67 piuttosto datato, però anche qui fa vedere come in funzione di quel K1 che vi ho dato prima, la velocità dei crack cambia a seconda del contenuto
lì è fatto in termini di umidità relativa e di contenuto d'acqua. E ancora una volta dice la stessa cosa. Chiaramente queste curve rappresentano una cinetica diversa, perché poi io l'acqua la devo portare dalla superficie, la molecola d'acqua, scusate, all'interno della mia flows, della mia cricca, fino all'apice perché funzioni. Quindi ci sono delle dinamiche cinetiche un po' particolari. Ok, quindi qui più o meno, quindi, e la cosa interessante è questa, che per certi vetri, per esempio i vetri sodocalcici, esiste un valore di soglia. Cioè se io sto sotto quel valore di K threshold, TH vuol dire soglia, allora non si attiva il meccanismo. Questo è interessante perché nella progettazione, supponete che io debba progettare un solaio dove c'è la gente che dei carichi permanenti, o c'è la neve che sta su per mesi. Io devo progettare il mio solaio, devo dire che spessore di vetro devo mettere a seconda di cariche che considero. Ma che valore di sigma che valore di resistenza meccanica devo considerare? Devo considerare, per essere corretto, un valore di resistenza meccanica compatibile con quel valore di soglia. Perché è un carico permanente, non è un carico che avviene, cioè un carico per esempio di vento, un uragano o vento che arriva su una facciata, non è un carico permanente, è un carico che ha una certa durata. Quindi la durata del carico è un elemento che in progettazione io devo considerare per fare una progettazione corretta, altrimenti vado incontro a fenomeni e vi dico che succedono queste cose. Cioè, sembra teoria, ma io l'ho vissuta sulla pelle dell'azienda per cui lavoro e vi dico che succede. Adesso cambiamo scala, andiamo sul comportamento microscopico. Quindi abbiamo visto che il vetro macroscopicamente è fragile, ha rottura fragile, è elastico lineare. Beh, allora adesso prendiamo un altro oggetto, prendiamo sempre un test meccanico, prendiamo una si chiama indentatore, cioè una piramide, un Vickers, una piramide Vickers per esempio, ma potrebbe essere anche un Berkowitz o qualsiasi tipo di indentatore che volete, un Kupp-Körner, e andate a spingere sul vetro in quella maniera lì. Allora avvengono due fenomeni di rilassamento, un fenomeno di densificazione, è un fenomeno di scorrimento viscoso. E questa cosa qua fa pensare, la stessa cosa la posso vedere sugli effetti tribologici, questi sono effetti di abrasione, che sono in qualche modo legati alla interazione di oggetti sulla superficie del vetro. Vediamo una evidenza, questa è una cosa abbastanza storica, se vogliamo, risale agli anni 70, è un'indentazione su un vetro con un indentatore piramidale che non ha portato a crack, si sono propagati i crack, ma è avvenuto quel pile up, lo chiamano, cioè quell'aumento di materiale sui bordi. Questa è un'evidenza di comportamento non elastico, no? E la stessa cosa, questo qui è stato fatto attraverso dei test che hanno potuto determinare effetti di densificazione. Essenzialmente la densificazione senza quel pile up che vedete sopra avviene nella silice, per esempio. Quindi la classe di vetri come la silice densifica, ma non ha il comportamento a scorrimento, mentre il vetro soda lime ha tutte e due le problematiche. Quindi in effetti, allora dal punto di ecco, se andiamo a vedere, ricordatevi le tre curve che vi ho fatto vedere all'inizio, no? Se io vado a registrare la forza che sto applicando sul mio indentatore rispetto alla penetrazione, allora voi vedete che ho una curva che chiaramente mi identifica il fatto che ho dei fenomeni dissipativi e quindi non ho un comportamento elastico. Quindi a livello microscopico, più che micro, il vetro non si comporta come un materiale elastico. E questa è una rappresentazione di quello che vi ho detto prima, cioè l'effetto di densificazione e di scorrimento. Vabbè, adesso qui ci sono un po' delle formule, sono brutte queste. Cioè, questo qui è praticamente il tensore degli sforzi. Vabbè, lasciamo perdere. No, le ho messe perché ci sto lavorando adesso su sta roba, quindi sto praticamente lavorando sulla termodinamica di questi oggetti qua, però lasciamo perdere, sono orribili. Cioè. Allora, però questo è un criterio interessante, quello che vi sto dicendo adesso. Quindi abbiamo visto che abbiamo una dissipazione irreversibile,
che alla fine va a finire in calore, ovvio, questo ce lo dice la termodinamica, quindi abbiamo capito che non è elastico, e c'è un criterio che si chiama criterio di Dugdale-Barenblatt. Io amo molto Barenblatt, vabbè, comunque è una cosa che non c'entra. È un fisico russo che si è trasferito a Cambridge molti anni fa, poi è andato negli Stati Uniti, ha fatto dei bellissimi lavori sullo scaling, sui fenomeni di scala. È interessante. Comunque loro hanno fatto un criterio, che è questo qui, dove io riesco a capire, non è riferito al vetro soltanto, lo posso usare per tanti materiali questa roba. Io mettendo in rapporto il K1C con la sigma, però a teorica, non quella pratica, quella teorica, posso andarmi a valutare qual è la zona di comportamento plastico di un materiale. Se io applico questo criterio al vetro di silice, viene fuori che ho una zona plastica di 1,5 nanometri, cioè che è circa tre volte la dimensione tipica dei tetraedri di silice. Quindi mi dice a che punto è confinato il mio comportamento plastico, a snervamento se vogliamo. Adesso vediamo come fare per aumentare questa resistenza meccanica. Qui andrò un po' più veloce. Allora, la cricca, il fenomeno è questo. La cricca, abbiamo la nostra sollecitazione sulla superficie. Un modo per evitare che questo qui produca una rottura è quella di contrastare l'apertura di questa cricca con uno stress residuo. Cioè io introduco un processo tecnologico dove io introduco nel vetro uno stress residuo permanente, e quella roba rossa, le due frecce rossa, in compressione. In altri termini, io pinzo la cricca, no? Questa tende ad aprirsi e io la vado a pinzare con una compressione, gli metto una molletta, no? E la vado a pinzare. Come fare a fare sta roba? Dal punto di vista schematico, questo è uno stress residuo. Lo stress di compressione è negativo, è una convenzione che c'è in meccanica, la gente di solito si chiede perché è negativo, è semplice, se io comprimo un oggetto, l'effetto che ho sull'oggetto è quello di ridurre la sua dimensione lineare, per esempio il suo volume, se lo comprimo, la riduzione di volume è negativa, per cui dato che il parametro che mi collega lo sforzo con la riduzione di dimensione, con la deformazione, è positivo, normalmente potrebbe essere in caso di uno sforzo uniassiale il modulo di Young, per esempio, che non è normalmente negativo, direi, allora è chiaro che convenzionalmente ha senso dire che quando io sono in compressione lo stress è negativo. E questo la gente delle volte lo vede male, però c'è una ragione logica. Quello che caratterizza questa roba sono due parametri, il valore di compressione che do alla superficie e la profondità a cui io riesco a dare compressione, perché è ovvio che devo coprire completamente l'estensione della mia cricca, altrimenti ho un fenomeno poco efficace. Come si fa a fare questa roba? Allora, un'altra formula la togliamo. Praticamente questa qui mi serve per utilizzare la formula che abbiamo visto prima, quella della rottura, e per valutare l'effetto che posso avere sulla resistenza meccanica e sul valore a rottura dovuto al campo di stress residuo che gli sto mettendo dentro. Quindi, in altri termini, non guardate i simboli, ma in quella roba là io ci metto dentro il campo di stress residuo, quella sigma R, mi calcolo, se sono capace di farlo, quel KR, e dopodiché sono in grado di dire l'effetto di aumento di resistenza meccanica che ho ottenuto. E praticamente giro l'equazione e tiro fuori una roba fatta così. Quindi, riassumendo, abbiamo... Quindi che io posso, se sono capace di introdurre un processo tecnologico che mi mette uno stress residuo, fare questa cosa. Qui vado veloce, sono un po' a variazioni sul tema. Ecco, il modo per farlo, per esempio quello di cui voglio parlarvi, è per scambio ionico. Cioè, se lo faccio, posso fare questa cosa qui anche con dei processi termici, e si chiama tempra termica, la stessa roba. Attraverso un rapido raffreddamento del vetro, io sono in grado, da sopra il valore di temperatura di transizione vetrosa a temperatura ambiente, faccio quello che gli inglesi lo chiamano quenching, cioè io prendo delle ventole oppure lo metto in un liquido e lo raffreddo rapidamente, io congelo una situazione di stress residuo di compressione sulla superficie. E questa è la tempra termica. Questo qui è un altro processo, questo è un processo chimico,
dove io faccio uno scambio ionico, cioè cavo via dalla superficie gli alcali, per esempio, quindi lo posso applicare solo a vetri che hanno alcali, altrimenti con la silice non lo posso fare, e li sostituisco con degli altri alcali che hanno un volume maggiore. Allora, cosa succede? Dato che questo processo lo faccio al di sotto della temperatura di transizione vetrosa, e dato che chi comanda è il potenziale chimico, non altro, cioè gli ioni entrano, per differenza di potenziale chimico, non c'è storia, ci sarà una forzatura del reticolo. Questa forzatura mi fa aumentare il volume molare sulla superficie, ma la parte interna del vetro, che non è stata sottoposta a scambio ionico, non ne vuol sapere di aumentare di volume, quindi contrasterà questa azione di espansione e io metterò la mia superficie in compressione. Questo è il giochetto che vado a fare. Quindi io faccio un processo, un'altra volta, termodinamico di non equilibrio, che è lo scambio ionico, perché è un processo diffusivo, è un processo termodinamico di non equilibrio, e lo vado a fare su un materiale di non equilibrio. Quello che conduce, diciamo prima, sono i gradienti di potenziali elettrochimici, e quello che posso dire quindi è che i vetri sottoposti a scambio ionico appartengono a una classe, qui ancora il mio amico John Mauro si è sbizzarrito, la chiama classe di vetri proibiti, cioè vetri la cui struttura non è raggiungibile attraverso raffreddamenti da un fuso usando un qualsiasi cammino di raffreddamento. E quindi è una struttura veramente proibita da quel punto di vista lì. Però la posso ottenere con un processo di non equilibrio. Questa è una rappresentazione suggestiva della cosa, quello che vi ho detto prima. Quindi ho le mie criche sulla superficie, le palline gialle sono gli alcali, le scambio con l'altro, col potassio, in questo caso è nitrato di potassio quello che è sul bagno, l'effetto che ho è la compressione. Questo processo cosa mi cambia? Sicuramente la concentrazione degli alcali sul vetro cambia, è ovvio, cambio un alcale con un altro, poi ho degli effetti meccanici, introduco degli stress residui, ho anche degli effetti ottici, perché? Perché questi ioni che metto dentro hanno delle caratteristiche ottiche diverse, una polarizzabilità diversa rispetto agli altri, e quindi mi cambia l'indice di rifrazione, o trovo un profilo di indice di rifrazione. In tutte le applicazioni comunque la concentrazione è necessaria e anche quella viene usata nelle applicazioni ottiche. Vediamo un attimo, questa è una rappresentazione pittorica di quello che avviene, in realtà dal punto di vista della cinetica ci sono almeno due processi importanti, uno in superficie dove ho un processo di equilibrio termodinamico caratterizzato da un certo tempo e poi c'è un fenomeno di trasporto nella massa del vetro che è un tipico processo cinetico. Qui ancora brutte formule, quindi la lasciamo perdere. In realtà qui è un lavoro dove abbiamo valutato come la cinetica è influenzata dal fatto che abbiamo stress residui. È un tema che non è stato trattato tanto. Allora, vediamo come si forma lo stress. Questo è un diagramma abbastanza semplice, un diagramma di corpo libero. Io ho il mio vetro, questo rettangolo azzurro che vedete sulla sinistra, faccio il mio processo. Se non avessi vincoli, avrei un'espansione, perché il volume aumenta sulla superficie, che però non avviene. Perché? Perché ho un vincolo dovuto al fatto che la parte interna non ne vuole sapere di espandersi, per cui ho una formazione di stress, che sono quelle frecce antagoniste che vedete sulla parte destra, dove avrò compressione sulle superfici e trazione al centro. Questo è il tipo di stress che si forma. Questo qui è anche ancora una volta un po', è uno stress biassiale, equibiassiale. Anche qui molti miei collaboratori, devo dire, hanno qualche problema. Cioè io non capisco, cioè io non sono un ingegnere, ma sono un fisico e ho a che fare con ingegneri giovani, ragazzi. E quando io gli dico che lo stress è un tensore e che ha delle caratteristiche particolari, mi guardano come se parlassi che venissi da Marte, no? E allora io mi faccio molte domande, molte domande. Qui vado veloce perché qui praticamente è la modellazione di come si formano gli stress, quindi lasciamo perdere brutte formule. Ecco, questo è interessante però, questo è un caso in cui abbiamo
nel 2019, c'era un vetro particolare, un litio alluminio silicato. Questo è un lavoro vecchio di Donald, che è stato poi testato essere vero il risultato. Cioè praticamente nel tempo, man mano che andava avanti lo scambio ionico, si formava la compressione e poi piano piano si girava in trazione. E questa cosa Donald l'ha spiegata dicendo che cambiava il coefficiente di dilatazione. No. Perché? Perché poi qualcuno ha fatto dei test in temperatura sotto un microscopio polarizzatore e ha visto che si formava anche alla stessa temperatura lo stesso problema. Quindi non era dovuto alla differenza di coefficienti di dilatazione. In realtà è stato spiegato dopo, queste qui sono misure sperimentali fatte negli anni 2000 dagli studenti di Arun Varshneya, non sono mai riusciti a spiegare questo fenomeno fino al 2019 dove ci siamo inventati con l'archibugio che vedete lì sotto, che in qualche modo spiega abbastanza bene, direi, perché siamo sulla stessa scala di profondità e di stress, questo è un espanso nel tempo della predizione, che sono le linee rosse e le misure. Ah, notevole. Naturalmente perché l'ho fatto io, notevole, me la sto un po' tirando, scusate, ci ho lavorato. Allora, qui invece un po' di storia su questo fenomeno. In realtà lo scambio ionico non è una roba nuova, se vogliamo andare a vedere l'origine è piuttosto antica, e ci sono delle tracce che partono da Baghdad e arrivano attraverso il Nord Africa, attraverso la Spagna fino all'Italia. Questo è un lavoro molto interessante che è stato ripreso da Mazzoldi e dal suo gruppo, in cui ha messo in evidenza questa storia, molto interessante dal punto di vista di come praticamente un processo è arrivato in Italia attraverso un percorso di quel tipo. Dal punto di vista invece della scienza moderna, lo scambio ionico si può far risalire a lavori dell'inizio del secolo scorso, poi le applicazioni per le parti meccaniche sono degli anni 60 del secolo scorso, queste sono cose che abbiamo già detto, quindi andiamo veloci. Le applicazioni, cioè non stiamo parlando di roba che non si applica, cioè quello che vi faccio vedere qui è tutta roba in cui si applica la tempra chimica per scambio ionico, quindi non stiamo parlando di cose che si fanno in qualche laboratorio ma non hanno un'applicazione pratica. Aerei, automobili, quelle là sono le scale della Apple a New York, che sono scale che si autoportanti, diciamo, in cui c'è scambio ionico, navi, oggetti antiproiettile, quella è una facciata a New York. Roba medicale, quelle fiale lì sono fiale che sono utilizzate per gli shock anafilattici. Vediamo invece l'applicazione sui vetri ultrasottili. I vetri ultrasottili, come vi dicevo, sono oggetti con spessore inferiore a 500 micron, cioè 0,5 mm. In realtà lo potete fare con un vetro da 35 mm, un nastro di quel tipo, quindi avvolgere il vetro su se stesso. Abbastanza suggestivo. Questi sono due metodi di formatura. Quello che vedete sulla destra è utilizzato dalla Corning e dalla Nippon Electric Glass. Questo invece è un drawdown realizzato da Schott, sempre per fare del vetro con questo spessore. Le applicazioni le avete tutte in mano, perché sono applicati sulla consumer electronics. Si sta parlando di applicazioni in flexible photonics. Qui ho fatto dei lavori con quegli amici lì, praticamente quello che si ottiene sono questi oggetti qua. Il problema della flexible photonics è che se applicate scambio ionico su flexible photonics poi vi trovate l'indice di rifrazione e quindi è un po' critica, però io ho fornito solo i substrati per i loro lavori, quindi come scusi? Questa là? No, l'ultima. Sì, sì. No, no, è uno di questi vetrini preso fra due dita per far. Ok, poi questi qua che sono oggetti ormai che si vedono in giro, no? Cioè screen che si possono piegare reversibilmente,
un numero indefinito di volte, guide d'onda, eccetera, eccetera. Questo è un lavoro che abbiamo fatto nel 2020 per far vedere alcuni aspetti meccanici di questi oggetti. Allora, qui ci sono un po' di pro e contro di questa tempra attraverso il cambio ionico. Le applicazioni le abbiamo viste, consumer electronics, le farmaceutiche sono delle autoiniettori per antidoti di emergenza contro shock anafilattici. Cosa succedeva? Che a un certo momento non usavano vetro temperato chimicamente e si rompeva una fiala su 10. Il problema qual è? Che se io sto usando un affare del genere vuol dire che ne ho bisogno, cioè che la mia vita è in pericolo perché sto avendo uno shock anafilattico. Se mi si rompe la fiala e non riesco a iniettarmi il medicinale, rischio veramente di morire. Usando questa roba qua siamo passati da una rottura di una fiala su 10 a una fiala su, se non dico una stupidaggine, 10 milioni, 20 milioni, una roba del genere. Quindi diciamo che non è banale. Cambiamo argomento. Parliamo di vetro e radiazione solare. Gli effetti della trasparenza. I fotoni arrivano dal sole. La lunghezza d'onda dei fotoni è da 300 nanometri a 2500 nanometri e loro interagiscono con le strutture terrestri, quindi anche con i vetri. Gli effetti in particolare sono legati al fatto che i vetri silicati sono trasparenti, quasi trasparenti nel range solare e sono opachi nel range infrarosso. C'è un errore, non sono 10 mm, è evidente, sono 10 micron e 100 micron, perdona, lì nel secondo. Ho corretto il font, ma è rimasto millimetri, perdonate. I temi sono due essenzialmente che vorrei declinare. Uno, protezione solare, cioè cosa possiamo fare per evitare un surriscaldamento dovuto al fatto che la radiazione entra, viene assorbita da quello che c'è all'interno, poi viene ritrasmessa in quella lunghezza d'onda lì, il vetro è opaco, aumenta la temperatura, è effetto serra, no? E quindi c'è un tema di questo tipo. E l'altro, l'ultimo tema, sempre legato ai fotoni che interagiscono è l'effetto, la produzione di energia elettrica attraverso oggetti trasparenti. Allora, cosa succede ai fotoni quando interagiscono con la materia? Qui fa un po' vedere diverse cose che possono succedere, no? Ma è abbastanza suggestivo. Questi, signori che hanno lavorato, no, da Maxwell fino alla teoria fotonica della luce, fino a Chandrasekhar, che l'ultimo è poco conosciuto. 5 minuti? Ok, 5 minuti sharp, vado veloce. Se uno vuol fare un po' di bilancio, purtroppo deve stare attento perché incombe lo spettro di Boltzmann, si vede, questa è l'equazione di Boltzmann per i fotoni, lasciamo perdere. Distribuzione spettrale dell'energia solare, quindi abbiamo 6,6% ultravioletto, questa è roba che arriva sulla Terra, non è extraterrestrial, è terrestre, 45% visibile e circa 49% vicino infrarosso. Questa è la stessa cosa, sono tre curve, la nera è quella al limite extraatmosferico, quindi se io integro quella curva ottengo la costante solare, che è 1362 watt su metro quadro, se non dico una stupidaggine, e le altre due sono, una è la globale, cioè quindi diretta e diffusa di radiazione solare. Voi sapete che la radiazione solare c'è una componente diretta e una componente diffusa che viene scatterata poi, e quindi quella diretta è più bassa. Comunque chi fa sistemi fotovoltaici usa questa curva qua, riferito a questa norma americana. Il problema è, lo vedete qua, è rappresentato, allora, la curva grigia più scura è la sensibilità dell'occhio umano. Quindi se volete fare qualcosa di trasparente dovete lasciare libera quell'area più grigia, altrimenti non funziona. Quindi un vetro ideale, questi sono vetri ideali, funzione invernale e funzione estiva. La funzione invernale è quella azzurra e la funzione estiva è quella rossa. Questa è la trasmissione, il complemento è la riflessione. Quindi se io realizzo dei vetri con queste caratteristiche ho un buon comportamento ideale del vetro. Un modo per farlo, qui non è vetro, qui sono coating elettrocromici, sono strutture abbastanza complesse, oggi sono commercialmente disponibili a costi molto elevati, devo dire. Questo è un sistema elettrochimico, essenzialmente si basa su ossido di tungsteno, la parte azzurra, l'altro
è il cosiddetto materiale anodico, ci sono diverse versioni. Comunque è basato sulla iniezione di ioni che vanno da uno strato all'altro. Allora la gente pensa erroneamente che siano gli ioni che colorano, ho sbagliato, sono gli elettroni, perché chiaramente questo sistema deve essere compensato da una equivalente compensazione elettronica. Non voglio entrare troppo su questo, l'effetto che vedete è questo, io posso cambiare, la tensione di alimentazione è diretta, tensione diretta, pochi volt, quindi posso fare questa roba e mantengo memoria, quindi io posso mettere qui su un piano trasmissione della luce visibile e quello che si chiama fattore solare, che è un fattore di merito che mi dice quanto io riesco a proteggere il mio sistema, metto su questo piano e ho sistemi statici e sistemi dinamici che posso modulare. Vediamo l'aspetto fotovoltaico. La vita sulla Terra si è sviluppata un bel po' di tempo fa, attualmente siamo in grado di convertire direttamente il flusso fotonico in energia elettrica, senza mediazione delle piante. Questa è la stessa curva che avete visto prima, però tradotta in flusso fotonico. Allora, una cella solare è essenzialmente un sistema che ha bisogno di un sistema di assorbimento dei fotoni, di un energy gap, quindi di un intervallo di energia che mi consenta, una volta assorbito il fotone, quell'affare che vedete sulla destra, di separare le cariche. A quel punto io devo essere così veloce di trasferirle prima che intervengano i fenomeni di ricombinazione, che è quel tempo che vedete con la curva lì. Posso fare questo con più giunzioni e quindi posso aumentare l'efficienza. Come si fa per farli trasparenti? Per farli trasparenti io cancello tutto fuorché la parte visibile. Quindi io faccio un sistema dove utilizzo tutta la parte dello spettro solare, fuorché quella visibile, per convertirlo in energia elettrica. Qui ci sono alcuni studi. Allora, c'è un limite che si chiama limite di Shockley-Quasar per sistemi a unigiunzione che mi dice che io non posso andare per i fenomeni di rilassamento e ricombinazione sopra il 33,1%, è un limite di una giunzione. Naturalmente se ho più giunzioni questo limite si sposta. E qui si fa vedere come sistemi che semplicemente oscurano, che è quella linea verde, la radiazione, non sono efficaci, è più efficace pensare a un sistema che utilizzi diciamo in maniera intelligente questi effetti. Qui, vabbè, ci sono delle curve, non mi ci addentro troppo perché sennò vado fuori tempo. Qui ci sono alcuni esempi di queste tecnologie. La cosa più interessante sono quelle che vedete sulla destra, dove abbiamo dei sistemi di concentrazione che portano la radiazione per guida d'onda sui lati, dove io vado a mettere le mie celle solari e ho la conversione di... e posso arrivare fino a quel tipo di trasparenza che vedete sulla destra. Quindi io posso fare un sistema quasi perfettamente trasparente e i rendimenti sono bassi, sono molto bassi, bassissimi, uno schifo. No, è roba che, allora, diciamo che c'è una spin-off negli Stati Uniti dell'MIT e l'Università del Michigan che è partita da qualche anno, però insomma, stiamo parlando di rendimenti, vedete lì PCE sarebbe il rendimento del 4-5%, però tenete presente che questa roba potete applicarla dappertutto, cioè su una facciata intera, non è limitata, perché io ci vedo attraverso, io ho una AVT, vuol dire trasmissione della luce, del 64%, ed è rappresentata da quello che vedete lì. Questi qui sono i sistemi a concentratori a luminescenza, dove io prendo la luce e la porto, come vi dicevo, sui bordi. Vabbè, questi sono alcuni sistemi che declinano quello che vi ho detto adesso. Questi sono sistemi selettivi, dove io vado a perché il sistema deve lavorare in maniera selettiva, cioè deve utilizzare ultravioletto e vicino infrarosso e ancora la stessa cosa declinata su diverse curve. Ho finito, grazie. Posso fare una domanda? Come no? Perché si rompono i scalini del ponte di Calatrava? Allora, il ponte di Calatrava è una storia... abbiamo fatto un'offerta. Abbiamo fatto un'offerta e non abbiamo fatto noi il lavoro. Quindi io non so esattamente, quindi non mi posso pronunciare su roba fatta di altri. Allora, quando si rompe un vetro, uno dei miei lavori nella mia azienda è di fare della frattografia, cioè andare a vedere... anatomopatologo praticamente, no? C'ho il morto, perché è morto? Allora, i miei colleghi cosa fanno? Mi mandano la foto del morto, no? Fanno la foto, tac,
mandano la foto, mi dicono dimmi perché si è rotto. E io ho detto, ma tu quando vai dal dottore che hai mal di pancia, ti fai la foto e gliela mandi? E io non do risposte su questa roba, io mi rifiuto di dare risposte su foto, su perché bisogna vedere, bisogna aprirlo, bisogna fare un'indagine della, del, diciamo, della faglia di rottura in visione normale, in modo di identificare tutti quei segni che sono caratteristici della rottura. Quando lei ha un evento di rottura, partono delle onde elastiche. Queste onde elastiche interagiscono col vetro e le lasciano dei segni. Si chiamano linee di Wollner, twist echo, eccetera, eccetera, eccetera. Tutta una morfologia. Ecco, analizzando queste si capisce a che stress si è rotto. Capendo a che stress si è rotto e sapendo come è fatto, si riesce a sapere perché. Quindi, in altri termini, la risposta è: se mi portano uno scalino rotto e lo posso guardare, posso anche fare una diagnosi. Nessun anatomopatologo le dirà perché uno è morto, semplicemente perché l'ha visto così che si è morto. Sì, ah. Sì, gli iniettano dentro una resina, le dice i trattamenti che fanno quelle società che le dicono, sì sì, no, conosco. Loro cosa fanno? Non possono ripararle tutte, soltanto fino a una certa estensione. È anche un processo tecnologico questo qui. Si fa un filling della cricca, in questo caso non parliamo di una cricca, parliamo di un crack. Cioè lei sta parlando non di una cricca superficiale, lei sta parlando di un evento conseguente a un impatto, per esempio di un sasso, che le ha creato un crack visibile, evidente, quindi non è una cricca, cioè è una rottura. Lì parlare di crick è un crack. Allora, lo posso riparare, io devo riuscire a entrare dentro con una resina. No. No, perché quello lì lo fa a 450. Sopra la temperatura di fusione del nitrato di potassio, se non mi sbaglio, sono 340 gradi, qualcosa del genere. Quindi lì sotto il nitrato di potassio è solido e non lo può fare. Quindi deve portarlo almeno a quella temperatura. Non si fa in quella maniera lì. Non è un trattamento di riparazione quello è un trattamento di tecnologico che si fa prima di produrre il manufatto. Come? Aspetta, dipende come sono temperati, se termicamente. Voglio un vetro temperato. Normalmente sono temperati termici, non sono temperati chimici. La tempera chimica viene usata, costa molto, e viene usata soltanto in progetti particolari. I primi a usarla sono stati sui vetri degli aeroplani. Sui vetri degli aerei. Adesso, per esempio, tutti gli schermi dei telefonini, gli smartphone che abbiamo, sono temperati chimicamente. Quello è un vetro particolare, studiato dalla Corning, è un sodio alluminio silicato. La caratteristica che ha è che la velocità di quella cinetica che io faccio è velocissima, quindi quello che riesco a fare in un vetro sodo calcico in 24 ore, glielo faccio in 4-5 ore. Ma perché la percentuale, il rapporto molare fra l'ossido di sodio e l'allumina è circa 1. Allora, quando io ho questo rapporto molare, la cinetica è velocissima e c'è una ragione. È il ruolo che gioca l'allumina all'interno del reticolo, dove lavora come formatore di reticolo. Ma l'allumina ha uno stato di ossidazione diverso dalla silice e quindi mi tiene il sodio più libero e meno legato alla struttura, per cui il sodio può viaggiare più tranquillamente e quindi ha un coefficiente di interdiffusione, diciamo che tecnicamente viene misurata la cinetica con questo coefficiente, molto maggiore. E quindi vedi i telefonini, e quelli hanno una diffusione, è un boom, cioè tutto quello, vedi per i telefonini, vedi per i computer, vedi per, sono quasi tutti temperati chimicamente. Sì, scusi? Ghiacciano? Sì. Sì. Le molecole d'acqua ghiacciando solo aumentano volume. Sì, lei sta toccando un tema interessante. C'è un lavoro, ci sto lavorando proprio ultimamente, ci sono dei lavori dove fanno vedere che si può ottenere un effetto di aumento di resistenza meccanica facendo un trattamento con vapore acqueo,
con vapore acqueo in certe condizioni e per certe composizioni del vetro. E addirittura è stato recentemente dimostrato da Corning, proprio da degli scienziati di Corning, che la cinetica che riescono a raggiungere su certe composizioni è confrontabile a quella che si ottiene per scambio ionico sodio-potassio normale, cioè per chimica normale. Quindi l'acqua gioca un ruolo importante, può giocare un ruolo importante. Su questo qui ci sono degli studi, in realtà uno dei fautori di come si comporta l'acqua nei vetri è ancora vivo, Minoru Tomozawa del Ranlesser, che riprendendo dei lavori del vecchio Robert Doremus eccetera eccetera ha aperto un po' questa strada qua, e c'è della gente che sono suoi studenti ovviamente che hanno insistito su questa cosa, e ho visto ultimamente i risultati sono interessanti. Quindi l'acqua effettivamente può avere un effetto di swelling, no? Come diceva lei, rigonfiamento, che contrastato col fatto che io l'acqua la metto in superficie, non la metto dappertutto, ho meccanicamente un effetto di aumento di riserva meccanica. Comunque è vero quello che dice. Ha avuto un'intuizione che è oggi in letteratura. Allora, se fosse un materiale, sarebbe fatto con un certo, con certi elementi, con certi componenti specifici, e soltanto quelli mi andrebbero a dare quelle caratteristiche, diciamo, strutturali, se vogliamo. Il fatto che io lo possa fare con quasi tutti gli elementi della tavola periodica fa pensare già di per sé che sia un po' riduttivo dire che è un materiale. In più, questi signori adesso, diciamo, c'è tutta una serie di studi anche teorici sul, perché è abbastanza strano questo oggetto, perché questo oggetto non è all'equilibrio termodinamico, per descriverlo, diciamo, qualcuno teorico direbbe che è un sistema non ergodico, e quindi anche trattarlo con... sto parlando di metodi teorici per capire come funziona questo oggetto, anche trattarlo per esempio con tecniche all'equilibrio, tipo termodinamica o meccanica statistica, è abbastanza discutibile, se vogliamo, perché dovrei, per capire veramente bene, utilizzare la cinetica. Però diventa estremamente complicato fare questo discorso qua. Però questi studi stanno dimostrando, anche questi, che stiamo parlando di uno stato della materia più che di un materiale. Se posso mostrare un esempio. Vai, vai. Ah, sì. Questo è un metallo. Sì. Okay. No, questo è bello. Questo è carino, eh. È molto bello questo. Lo metto qua sopra, si sposta. Lo metti qua? Aspetta che mi sposto. Per mostrare che il vetro non è solo il silicato, no? Alla fine... Questo è lo stesso metallo, che siamo... Cos'è titanio? Quindi non ricordo più. Comunque, uno è il solito policristallino, quindi semplicemente lo hanno raffreddato, e invece uno è raffreddato molto velocemente, per cui in realtà non ha formato i cristalli, è un vetro. Okay? Sulle proprietà meccaniche, di cui parlava prima, il vetro, non avendo il cristallo, okay, è solo elastico al comportamento, ha delle capacità elastiche molto. Se io metto una pallina, quello policristallino, che quindi dissipa energia in modo plastico, è meno elastico. Quello vetroso invece riesce a rispondere, cioè, la pallina. Questo è il metallo policristallino. E questo è il vetroso. È il metallo. Lo stesso, la stessa chimica, diversa struttura. Sì. Come diceva lì, è il congelamento di uno stato liquido. È quello di cui è fatto, ha trovato le sue posizioni di equilibrio. Quindi è policristallino, ha una struttura di equilibrio. Allora, se io ho un materiale che è poco viscoso, se vedete come queste palline qua, alla fine si ordinano tutte. Se uno le muove, loro si ordinano, formano dei diversi domini, tutti ordinati. Se invece è molto più viscoso, lui pian piano si dispone, ma non si dispone immediatamente in un modo ordinato. Continua a fluire lentamente.
lentamente, dopo una volta che si sono anche accumulate, e pian piano formano il cristallo. Dopo, devo dire che su questa cosa sono state dette anche tante stupidaggini, nel senso che, per esempio, c'è stato un periodo in cui dicevano che i vetri delle cattedrali, no, avevano trovato che i vetri delle cattedrali avevano lo spessore in basso più maggiore rispetto allo spessore sopra. E loro hanno detto, vedi, questo dimostra che il vetro, no, cola. Sì. Peccato che queste sono state fatte nel Medioevo e il tempo per cui questo fenomeno avviene è troppo basso, non è spiegabile così. C'è un'altra ragione che spiega perché lo spessore, e non è di tipo teorico, scientifico, è molto pratico, perché questi operai probabilmente prendevano le lastre e le mettevano così. Mi scusi, allora, quello è titanio, quello non è vetro di titanio? No, è un vetro di titanio. Sì, è un vetro. È un vetro, sì. Perché si può fare un vetro da un metallo. Un metallo raffreddato velocemente. È titanio, è trasparente. Non è trasparente. Scusi, non è questo di titanio. Non è trasparente, Questo è per non far cadere la pallina fuori. Sì. Sì, beh, cambia un po' la proprietà ottica, ma... Comunque un esempio quotidiano sono i polimeri, no? Perché sì, esatto, esattamente, sì. Polimetile tacrilato, esatto. Tutti amorfi, è un vetro. E poi c'è il polietilene, il polipropilene, qui in altro, che sono vetro, che è il materiale tipicamente cristallino, cioè sì, policristallino. Infatti l'altro esempio che abbiamo per le scuole è il miele, che è un classico materiale che può essere facilmente o cristallino o amorfo, no? Io lo compro e a volte lo trovo che è fluido, a volte è fluido, che quindi a volte è cristallino e a volte vetroso. E dipende quando se io lo scaldo diventa liquido, e poi lo raffreddo e tipicamente diventa amorfo, poi pian piano si formano i cristalli. La velocità con cui formo i cristalli dipende anche se quanto sono vicino a questa temperatura vetrosa. Se sono vicino è più mobile e quindi più facilmente, poi velocemente raggiungo a essere a fare questo. Quindi è proprio uno stato, sì, è uno stato che però appunto non è stabile, in qualche modo è questo fluido che continua a muoversi. E comunque non ha bisogno della temperatura per poter variare le sue condizioni fisiche o sì? Beh, lui dipende dalla temperatura. Sì. E poi la velocità con cui poi lui invecchia dipende anche dalla temperatura a cui viene tenuto. Sì, certo, lui è un po' metastabile, è un po' così. È instabile, non metastabile. Come vedete, io non è che gli do un colpo, lui tra che ci stabilizza di colpo, no? Però continua a evolvere e la sua evoluzione dipende da dove lo tengo, da quanta umidità c'è, quindi dipende poi quanto muove le dislocazioni. E quel vetro antico intangibile è... Infatti si è persa la leggenda, cioè, allora la leggenda dice questa cosa, dopo se lei va a leggere, adesso ci sono delle rivisitazioni di questa cosa, che mi lasci dire, per me sono abbastanza ridicole, qualcuno ha detto che questo qua aveva inventato il vetro borosilicato, lei col martelletto non riesce a ripararlo, glielo garantisco. Qualcuno ha detto che questo qua aveva inventato il vetro temprato, ma anche il vetro temprato, se lo prende con un martello e lo picchia, si rompe. Cioè, quindi per me queste sono, mi lasci dire, sì, e anche il tipo di letteratura su cui sono scritte. Io le guardo quando non ho niente da fare, e per divertirmi e per farmi quattro risate, ma non hanno fondamento scientifico, secondo me. È chiaro che c'è qualcosa questi signori avevano fatto, no? Ed è interessante vedere come questa storia del vetro infrangibile, malleabile, cioè, abbia percorso i secoli, no? E lo scopo un po' mio era anche quello di farvi vedere come oggi in realtà esiste una scienza di queste cose qua, non è che abbiamo bisogno di fare dell'alchimia o della magia per capire come si comporta un vetro, cioè, lo sappiamo perfettamente, abbiamo i mezzi per investigarlo. Ecco. Comunque c'è differenza tra il Pirex e le normali... Allora, il Pirex è un borosilicato, borosilicato, il formatore di reticolo è l'ossido di boro, la caratteristica principale è il coefficiente di dilatazione termica, che è molto basso, non è come quello delle vetroceramiche possono avere coefficiente nullo o addirittura negativo.
borossilicato ha un coefficiente di adattazione che è circa 3 volte inferiore a quello del vetro, quindi lei lo può, resiste maggiormente alle sollecitazioni termiche, ecco il punto. Quindi lei lo può prendere, un Pyrex, metterlo sopra una fiamma e non si rompe. Perché? Perché se io prendo un vetro normale, lo metto sopra una fiamma, lui si dilata, sopra è freddo, non si dilata, questa differenza di deformazione mi porta a uno stress e me lo porta a rottura. Col Pyrex la cosa Pyrex è un nome commerciale, in realtà parliamo di borossilicato. Poi esiste una classe di vetri borossilicati, i borossilicati sono interessanti per tante ragioni, anche strutturali, se lei ci mette un pochino di ossido di sodio, poco, li può temperare termicamente e anche chimicamente. Per esempio molte ampolle, quelle degli autoiniettori, sono borossilicati, ma sono borossilicati con circa, mi pare, un 4% di ossido di sodio. Quindi sono temperabili chimicamente, altrimenti lei non li può, il borossilicato puro, cioè senza alcali, lei non lo può temperare. Ma la cosa interessante, per esempio, che ha il borossilicato è la tendenza a limitare la propagazione dei crack. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io faccio quell'esperimento con la piramide che spinge, no? A un certo punto, se spingo abbastanza, ai lati della piramide partono i crack. Sul borossilicato fa più fatica a partire. Quindi se io metto, faccia conto, prendo il mio, per esempio, il vetro del telefonino, sodio, alluminio, silicato, e ci metto un po' di boro, ottengo un interessante oggetto. Infatti il gorilla di ultima generazione è fatto così. Dipende come lo picchia, dipende come lo picchia e con che cosa. Esatto, è tutta in Pyrex, che è Pyrex è un nome commerciale di Schott. Sì. Dopo esistono, va. Io non vi ho lasciato i miei riferimenti se volete delle domande, ma comunque potete. Io sono disponibile. Compatibile.